tutto a un tratto un movimento straordinario, cominciato a un'estremità, si propaga per la folla. Una voce si sparge, viene avanti di bocca in bocca. Ferrer, Ferrer. Una maraviglia, una gioia, una rabbia, un'inclinazione, una ripugnanza. Scoppiano per tutto dove arriva quel nome. Chi lo grida? Chi vuol soffocarlo? Chi afferma? Chi nega? Chi benedice? Chi bestemmia? Sta entrando in scena il vero protagonista del tredicesimo capitolo dei Promessi Sposi, il gran cancelliere dello Stato di Milano, Antonio Ferrera. Un personaggio storico, realmente esistito, in sostanza il numero due, il vice del governatore dello Stato di Milano dell'epoca, un uomo potentissimo che interviene in prima persona nella speranza di portare in salvo il povero vicario stretto d'assedio in casa sua. Come vedete, le reazioni della folla sono molteplici. Alcuni sono contenti del suo arrivo, altri sono quasi disperati. Fra poco capiremo perché. E qui Ferrer. Non è vero, non è vero. Sì, viva Ferrer, quello che ha messo il pane a buon mercato. No, no. E qui in carrozza. Cosa importa? Che c'entra lui? Non vogliamo nessuno. Ferrer, viva Ferrer, l'amico della povera gente. Viene per condurre in prigione il vicario. No, no, vogliamo far giustizia noi, indietro, indietro. Sì, Ferrer, venga Ferrer, in prigione il vicario. Manzoni utilizza moltissime volte questa strategia narrativa nel corso dei Promessi Sposi. Quando deve far parlare la folla, sa che la folla è molteplice, variegata al proprio interno, e dunque giustappone tante breve frasi in una sorta di paratassi, per darci l'idea di come all'interno della folla ci siano tante correnti di pensiero. Qui in realtà fondamentalmente due: da un lato sostenitori di Ferrer, che effettivamente aveva abbassato il prezzo del pane, e dall'altro i suoi detrattori. Tutti, alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde s'annunziava l'inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se fossero stati tutti con le piante in terra, ma tant'è, tutti s'alzavano, la consueta ironia manzoniana. Infatti, all'estremità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati, era arrivato in carrozza Antonio Ferrer, il gran cancelliere, il quale, rimordendogli probabilmente la coscienza di essere con i suoi spropositi e con la sua ostinazione stato causa o almeno occasione di quella sommossa, veniva ora a cercare d'acquietarla ed impedirne almeno il più terribile e irreparabile effetto. Veniva a spender bene una popolarità mal acquistata. Si apre ora una sorta di parentesi, di sequenza di riflessione, nella quale il narratore Manzoni, di fatto, propone alcune considerazioni che noi, con la terminologia di oggi, potremmo definire sociologiche, di sociologia. Cerca cioè di ragionare sulle dinamiche che spingono una folla ad agire e anche su quello che dicevamo prima, sulla differenziazione di opinioni presenti all'interno di una gran massa di persone radunate in piazza. Lo ascoltiamo. Nei tumulti popolari c'è sempre un certo numero di uomini che o per un riscaldamento di passione, o per una persuasione fanatica, o per un disegno scellerato, o per un maledetto gusto del soqquadro, cioè della confusione, fanno di tutto
per spingere le cose al peggio. Sono quelli che noi chiameremmo i violenti, gli estremisti, i facinorosi. Propongono o promuovono i più spietati consigli. Soffiano nel fuoco ogni volta che principia il languidire. Non è mai troppo per costoro. Non vorrebbero che il tumulto avesse né fine né misura. Ma, per contrappeso, c'è sempre anche un certo numero d'altri uomini che con pari ardore e con insistenza pari si adoperano per produrre l'effetto contrario. Sono quelli che noi chiameremo i moderati. Taluni mossi da amicizia o da parzialità per le persone minacciate, altri senza altro impulso che di un pio e spontaneo orrore del sangue e dei fatti atroci. Il cielo li benedica. In ciascuna di queste due parti opposte, anche quando non ci siano concerti antecedenti, l'uniformità dei voleri crea un concerto istantaneo nelle operazioni. Chi forma poi la massa e quasi il materiale del tumulto è un miscuglio accidentale di uomini che più o meno, per gradazioni indefinite, tengono dell'uno e dell'altro estremo, un po' riscaldati, un po' furbi, un po' inclinati a una certa giustizia come l'intendono loro, un po' vogliosi di vederne qualcheduna grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare, secondo che si presenti l'occasione di provare con pienezza l'uno o l'altro sentimento. Avidi ogni momento di sapere, di credere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualcheduno o di urlargli dietro. Viva e muoia sono le parole che mandano fuori più volentieri. E chi è riuscito a persuaderli, cioè a convincerli, che un tale non meriti di essere squartato, non ha bisogno di spendere più parole per convincerli che sia degno di essere portato in trionfo. Attori, spettatori, strumenti, ostacoli secondo il vento, pronti anche a stare zitti quando non sentano più grida da ripetere, a finirla quando manchino gli istigatori a sbandarsi, cioè a tornare a casa, quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto andiamo, e a tornarsene a casa domandandosi l'uno con l'altro cos'è stato? Siccome però questa massa, avendo la maggior forza, la può dare a chi vuole, così ognuna delle due parti attive usa ogni arte per tirarla dalla sua, per impadronirsene. Sono quasi due anime nemiche che combattono per entrare in quel corpaccio e farlo muovere. Fanno a chi saprà spargere le voci più atte a eccitare le passioni, a dirigere i movimenti a favore dell'uno o dell'altro intento. A chi saprà più a proposito trovare le nuove che riaccendano gli sdegni o li affievoliscano, risveglino le speranze o i terrori. A chi saprà trovare il grido che, ripetuto dai più e più forte, esprima, attesti e crei nello stesso tempo il voto della pluralità per l'una o per l'altra parte. In sostanza, dunque, secondo Manzoni, in ogni folla, in ogni massa di persone, ci sono tre grandi categorie di persone in realtà. Da un lato i moderati, coloro che utilizzano il buon senso, dall'altro lato, al capo opposto, gli estremisti, coloro che ricorrono sempre solo alla violenza e all'esagerazione, e nel mezzo, fra questi due estremi, una grande massa di manovra. Di persone che magari di testa propria non hanno un'opinione precisa e ascoltano quello che dicono i due estremi. Il gioco consiste nel trascinarli dalla propria parte.
Tutta questa chiacchierata, dice Manzoni, si è fatta per venire a dire che nella lotta tra le due parti che si contendevano il voto della gente affollata alla casa del vicario, l'apparizione di Antonio Ferrer diede, quasi in un momento, un gran vantaggio alla parte degli umani, io li ho definiti moderati, la quale era manifestamente al di sotto. E un po' più che quel soccorso fosse tardato, non avrebbe avuto più né forza né motivo di combattere. L'uomo, cioè Ferrera, era gradito alla moltitudine per quella tariffa di sua invenzione così favorevole ai compratori e per quel suo eroico star duro contro ogni ragionamento in contrario. Gli animi già propensi erano ora ancora più innamorati della fiducia animosa del vecchio, che senza guardie, senza apparato, veniva così a trovare, ad affrontare una moltitudine irata e procellosa. Procellosa è un latinismo, dal latino procella, che significa tempesta, quindi vuol dire tempestosa, arrabbiata, infuriata. Faceva poi un effetto mirabile il sentire che veniva a condurre in prigione il vicario. Così il furore contro costui, che si sarebbe scatenato peggio, chi l'avesse preso con le brusche e non gli avesse voluto conceder nulla, ora con quella promessa di soddisfazione, con quell'osso in bocca, si acquietava un poco e dava luogo agli altri opposti sentimenti che sorgevano in una gran parte degli animi. L'arrivo del numero due dello Stato, del vicegovernatore, del gran cancelliere Ferrer per arrestare il vicario di provvisione, di fatto tranquillizza in generale la folla, la maggior parte della quale è disposta a credergli. I partigiani della pace, ripreso fiato, secondavano Ferrer in 100 maniere. Quelli che si trovavano vicini a lui, eccitando e riecitando con loro il pubblico applauso e cercando insieme di far ritirare la gente per aprire il passo alla carrozza. Gli altri, applaudendo, ripetendo e facendo passare le sue parole o quelle che a loro parevano le migliori che potesse dire, dando sulla voce ai furiosi ostinati e rivolgendo contro di loro la nuova passione della mobile adunanza. Mobile nel senso di mutevole, la folla cambia continuamente opinione. Chi è che non vuole che si dica viva Ferrer? Tu non vorresti, che il pane fosse a buon mercato? Son birboni che non vogliono una giustizia da cristiani. E c'è di quelli che schiamazzano più degli altri per far scappare il vicario. In prigione il vicario. Viva Ferrer, largo a Ferrera. E crescendo sempre più quelli che parlavano così, s'andava a proporzione, noi diremmo in proporzione, abbassando la baldanza della parte contraria. Di maniera che i primi dal predicare vennero anche a dar sulle mani a quelli che diroccavano ancora, a cacciarli indietro, a levar loro dalle unghie gli ordigni. Questi fremevano, minacciavano anche, cercavano di rifarsi, ma la causa del sangue era perduta. Il grido che predominava era prigione, giustizia, Ferrer. Dopo un po' di dibattimento, coloro furono respinti. Gli altri si impadronirono della porta e per tenerla difesa da nuovi assalti, e per prepararvi l'adito, cioè l'ingresso, il passaggio a Ferrer. E alcuno di essi, mandando dentro una voce a quelli di casa, fessure non ne mancava, gli avvisò che arrivava soccorso e che facessero star pronto il vicario per andare subito in prigione. Avete inteso? Fondamentale questa battuta all'interno dell'economia dell'intero capitolo. Coloro che stanno per arrestare il vicario si fanno aprire la porta e dicono:
Lo portiamo subito in prigione. Avete capito? Capiamo noi che è tutta una finzione. E quel Ferrer che aiuta a fare le grida domandò a un nuovo vicino, il nostro Renzo, che si rammentò del Vidit Ferrer che il dottore, cioè la zecca Garbugli, gli aveva gridato all'orecchio facendoglielo vedere in fondo di quella tale grida. Ricordate la scena tanti capitoli fa della zecca Garbugli che mostra le grida contro i bravi Renzo. Renzo, leggendo, vede la firma di Ferrer. Già, il gran cancelliere, gli fu risposto, è un galantuomo, non è vero? È come se è un galantuomo. È quello che aveva messo il pane a buon mercato e gli altri non hanno voluto. E ora viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le cose giuste. Non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer. Volle andargli incontro addirittura. La cosa non era facile. Ma con certe sue spinte gomitate da alpigiano, no, da Montanaro, riuscì a farsi largo e ad arrivare in prima fila proprio di fianco alla carrozza. Era questa, cioè la carrozza, già un po' inoltrata nella folla, e in quel momento stava ferma per uno di quegli incagli inevitabili e frequenti in un'andata di quella sorte. Il vecchio Ferrer presentava ora all'uno, ora all'altro sportello, un viso tutto umile, tutto ridente, tutto amoroso. Un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse alla presenza di Don Filippo IV, cioè del re. Ma fu costretto a spenderlo anche in questa occasione. Parlava anche, ma il chiasso e il ronzio di tante voci, gli evviva stessi che si facevano a lui, lasciavano ben poco e a ben pochi sentire le sue parole. S'aiutava dunque coi gesti, ora mettendo la punta delle mani sulle labbra, a prendere un bacio che le mani, separandosi subito, distribuivano a destra e a sinistra in ringraziamento della pubblica benevolenza. Ora, stendendole e muovendole lentamente fuori di uno sportello per chiedere un po' di luogo, un po' di spazio. Ora, abbassandole garbatamente per chiedere un po' di silenzio. Quando ne aveva ottenuto un poco, i più vicini sentivano e ripetevano le sue parole. Pane, abbondanza, vengo a far giustizia, un po' di luogo di grazia. Sopraffatto poi, e come soffocato dal fracasso di tante voci, dalla vista di tanti visi fitti, di tanti occhi addosso a lui, si tirava indietro un momento, gonfiava le gote, sbuffavano, gonfiava le guance, mandava un gran soffio e diceva tra sé: Por mi vida, che de gente, come dire, mamma mia, che gente, quanta gente. Viva Ferrer, non abbia paura, lei è un galantuomo, pane, pane. Sì, pane, pane. Rispondeva Ferrer, abbondanza, lo prometto io, e si metteva la mano al petto. Un po' di luogo, aggiungeva subito, vengo per condurlo in prigione, per dargli il giusto castigo che si merita, e soggiungeva sottovoce, si è scolpabile, se è colpevole. Chinandosi poi innanzi verso il cocchiere, gli diceva in fretta, adelante Pedro, si puedes, cioè cerca di fare il più in fretta che puoi, Pedro. Il cocchiere sorrideva anche lui alla moltitudine con una grazia affettuosa come se fosse stato un gran personaggio e con un garbo ineffabile dimenava adagio la frusta a destra e a sinistra per chiedere agli incomodi vicini che si ristringessero e si ritirassero un poco. Di grazia, diceva anche lui, signori miei, un po' di luogo, un pochino, appena appena da poter passare.
Notate il doppio linguaggio, la doppiezza del linguaggio di Ferrer. Ferrer parla in italiano, in milanese, con la folla, per far credere che stia dalla loro parte. Tra sé e sé, sottovoce, con il pilota della carrozza, con il cocchiere, parla in spagnolo, in modo tale che la gente non capisca le sue vere intenzioni. Intanto i benevoli più attivi si adoperavano a far fare il luogo chiesto così gentilmente. Alcuni davanti ai cavalli facevano ritirare le persone con buone parole, con un mettere le mani sui petti, con certe spinte soavi. In là via un po' di luogo, signori. Alcuni facevano lo stesso dalle due parti della carrozza, perché potesse passare senza arrotare piedi, né ammaccare mostacci, che oltre il male delle persone sarebbe stato porre a grave pentaglio, cioè a grave rischio, l'auge, la sicurezza di Antonio Ferrer. Renzo, dopo essere stato qualche momento a vagheggiare quella decorosa vecchiezza di Ferrer, conturbato un po' dall'angustia, dalla preoccupazione, aggravata dalla fatica, ma animata dalla sollecitudine, abbellita, per dir così, dalla speranza di togliere un uomo alle angosce mortali, Renzo, dice il narratore, mise da parte ogni pensiero di andarsene, altro che tornare al convento da padre Bonaventura, lui è ben contento di essere qui a dare una mano. E si risolvette, cioè decise, d'aiutare Ferrera e di non abbandonarlo, finché non fosse ottenuto l'intento, cioè finché non avesse raggiunto lo scopo di arrestare il vicario. Detto fatto, si mise con gli altri a far fare largo e non era certo dei meno attivi. Il largo si fece. Venite pure avanti, diceva più di uno al cocchiere, ritirandosi o andando a fargli un po' di strada più innanzi. Adelante, presto, con juicio, gli disse anche il padrone, e la carrozza si mosse. Ferrer, in mezzo ai saluti che scialacquava, cioè che donava in grande quantità al pubblico in massa, ne faceva certi particolari di ringraziamento, con un sorriso di intelligenza, a quelli che vedeva adoperarsi per lui. E di questi sorrisi ne toccò più di uno a Renzo, il quale per verità se li meritava e serviva in quel giorno il gran cancelliere meglio che non avrebbe potuto fare il più bravo dei suoi segretari. Al giovane Montanaro, invaghito di quella buona grazia, pareva quasi di aver fatto amicizia con Antonio Ferrero. Ci fermiamo qui, abbiamo concluso la lettura della parte centrale del capitolo 13 dei Promessi Sposi. La fine di questo faticoso viaggio di Ferrer e l'arresto, si fa per dire, del vicario di provvisione, li vedremo nella prossima video lezione. Arrivederci al prossimo video.